in poi vivremo nel lusso, amici miei. Sì, viva il lusso! Viva la ricchezza! Martello, tu sai che cosa voglio? Ma certo! Sono pronto, padrona! Voglio sapere chi è così stupido da invadere il mio regno e qual è il bottino di cui si parla. Affonda quella nave, Martello! Sì, vado! Carica, ragazzi! Armageddon! Arrivano i soldi! Abbandonate la nave! Scialuppe a mare! Svelti! Sono incastrato! Bilbo, buttati giù presto! Winnie, dobbiamo aiutarli! Guarda chi c'è! Sembra che vogliano battersi con noi! Toglietevi dai piedi, acciugone, o lo rimpiangerete amaramente! Tappati le orecchie, sto per fare il mio mega strillo! Povero Bilbo, ormai ho perduto! No, dobbiamo salvarlo. Eri un bravo uomo, Bilbo, un amico. Guardate, amici, è lui! Eh? Bilbo, sei salvo! Lo sapevo che hai sette vite come un gatto! Alghe, coralli e calamari! Siamo i facchini dei sette mari! Di questi pirati rubiamo il tesoro! E lo facciamo cantando in coro! Lo porteremo alla nostra padrona, che non è bella e neanche buona! Anzi è cattiva e anche un po' infame! Tu compi dirlo, finiamo in tegame! Guarda che vita ci tocca fare! In padella dovrei mettervi gusci vuoti! E questo cos'è? Vediamo! Una tavoletta d'oro. Seppiole, non mi sento tanto bene. Cos'hai da lamentarti, Martello? Più che uno squalo sembri un baccalà. Ho le campane dentro la testa. Campane, hai detto? Sì, quel naso a trombetta mi ha sfondato i timpani. Vuoi dire Winnie, quel cavalluccio marino, che è l'amico inseparabile di quella smorfiosa? Sì, proprio lui, hai indovinato. Brutta testa di seppia, ti sei fatto battere dalla sirenetta. Te le do io le campane nella testa. Interessante. E tu saresti uno squalo, il principe degli abissi marini. Tu sei il principe dei babbei. E ringrazio il cielo che oggi sono di buon umore. Ma che c'è scritto? Chi potrà leggere le parole segrete scritte su questa tavoletta d'oro possiederà la formula dell'elisir della mutazione. Avrà più di 1000 anni. Pensavo che fosse andata distrutta. Con questo elisir posso trasformarmi e tornare sulla terra e mettere in atto la mia fregoneria. Nessuno potrà fermarmi, nemmeno quel vecchio barbogio del mago Anselmo. Nemmeno lui. Aspetta un momento. Dov'è l'altra metà della tavoletta? L'ho rotta sulla tua testa, perciò valla a cercare! Che tutti la cerchino! La cercheremo, non ti arrabbiare, non trasformarci in zuppa di mare! L'altra metà dominerò il mondo intero! Beh, che aspetti, Martello? Valla a cercare! Non ci mettere in padella, tu sei buona e anche bella! Troveremo l'altro mezzetto, lo giuriamo col coretto! Sì, sì, Martello mi scopre con questa sonno fritto! Mondo, sardella, dov'è il film? Amen. Oh, no.
Ti è piaciuto questo piatto di anemoni di mare, babarra? Prima o poi ti mangerò, palletta. Eppure deve essere qui. Ah, trovata! Siete in ritardo, ero preoccupato per voi. Stiamo bene, sei pronto per venire giù? Sì, ho appena bevuto la pozione magica. Allora tuffati, non sprechiamo tempo. Grazie alla pozione magica, i due innamorati potevano stare insieme nel fondo del mare, ma solo per un'ora al giorno. È tutto così bello qua giù. È il nostro paradiso. Sì. Pronta? Sì. Ehi, mi viene il mal di mare. Non berti al sugo, se lo spassano quei due. Meglio smettere o ti verrà davvero il mal di mare. Andiamo sul nostro scoglio. Sì, la nostra piccola isola d'amore. Dopo aver giocato sul fondo del mare, la sirenetta e il principe erano soliti rifugiarsi su quel piccolo scoglio per guardarsi negli occhi in silenzio, felici del loro amore. Forza, oggi è così bello laggiù sotto le onde e lui ha solo un'ora di tempo, lo volete sprecare stando lì seduti come statue? Che c'è di male? Ci stavamo solo riposando un po'. Riposando un po'? Se ho capito bene, credo che Winnie stia diventando un po' gelosa per tutto il tempo che stiamo passando insieme. Ormai mancava poco tempo prima che l'effetto della pozione magica finisse. Poi il principe sarebbe dovuto tornare sulla terra. Comunque, i nostri amici continuavano a giocare felici. Muoviti, tartaruga! Non ho la coda come te, purtroppo. Questa è buffa, vuoi diventare un sirenetto, forse? Che sta succedendo laggiù? Guarda, girano tutti in circolo, vorrei sapere che stanno facendo. Volete sapere che fanno? Piantala di ridere, che cosa vuoi da noi stavolta? Vedete, ho perso qualcosa, un pezzetto d'oro piccolo così, con delle scritte sopra, non è per caso che l'avete visto, eh? No, non l'abbiamo visto. Odio pensare che mi stiate mentendo. E se l'avessimo visto non te lo diremmo. Stammi a sentire, se l'hai visto devi dirmi dov'è. Sei tu che ora dovrai sentire bene. Tappatevi gli orecchi, presto. Sapevo che avresti tentato di farlo. Vieni! Prendete quei tre! Entriamo nella grotta delle bolle d'aria. Qui dietro, presto! Buongiorno, è pronta la colazione? Winnie, ti devi sentire di nuovo bene se parli di mangiare. Nessuno di noi si sentirà bene se non ce ne andiamo da qui. Mi è venuta un'idea. Spero solo che funzioni. Forza, aiutatemi! Eccoli là, prendiamoli! Adesso lasciala andare! Oh, che figura, mi vergogno! E fai bene, sardellone! Ora, andiamo via di qui, presto! No, non da quella parte! La corrente è troppo forte! Dici sul serio? E quanto è forte? Tanto da trascinarci via tutti e tre ad una velocità vertiginosa. La velocità è proprio quello che ci serve. Coraggio, seguitemi. Andiamo. Niente da fare. Non aver paura, durerà solo un istante. No, vieni. No, no. Qui no. Ah, tutto un tiracino. Mi fa male il pancino. No. Nessuno può riuscire a sfuggirmi, ora sono in trappola.
da me, vi assicuro. Eh? Cosa? Oh. È questo la causa di tutto? Proprio così. Forse invece che un cavalluccio marino sarò un somarello marino, ma non capisco perché la strega ci tiene tanto ad averlo. Sai, lei ha l'altra metà. Lei ha detto che le servono le parole scritte su questa tavoletta per poter preparare l'elisir della mutazione, esatto? Sì, ed è diventata furiosa quando si è accorta che ne mancava una parte. Allora era proprio questo pezzo che cercava. Ma certo, ora mi ricordo. Cosa? Che cosa ti ricordi? La vecchia leggenda della tavoletta d'oro. Molto tempo fa, gli uomini e il popolo degli abissi marini erano buoni amici. Ma tutto finì quando un uomo rubò la tavoletta d'oro al re del mare. L'uomo non sapeva che sopra c'era scritta la formula dell'elisir della mutazione. L'aveva rubata solo perché era d'oro. Il re del mare, più triste che arrabbiato, decretò che da quel momento il popolo degli abissi e gli uomini avrebbero dovuto vivere ognuno per conto suo. Ci sono uomini cattivi, questo è vero, ma la maggior parte di noi non lo è. Vedi, su quella tavoletta d'oro c'è la formula dell'elisir della mutazione. È un elisir magico molto potente. Mi trasformerebbe in un essere umano e potremmo stare sempre insieme. Oh, amore, se è così tornerò subito indietro a cercare l'altra metà. Vuoi diventare un essere umano? E come pensi di fare? Aspetta, forse ho un'idea. Ascoltate, amici. Padrona! L'avete trovato l'altro pezzo? Non ancora, ma ci siamo vicini. Ho dato ordini che le aragoste perlustrino le coste, gli squali perlustrino i fondali, gli scampi facciano giri più ampi e le sardine cerchino nelle spiagge vicine. Ma hai un'idea di quello che stai dicendo? Oh sì, sto dicendo le cose che ho fatto come organizzatore. Piantala di organizzare e vai invece a cercare, brutto cefalone. Non sono un cefalone, padrona, io sono... Ma lo diventerai! Però, se invece trovi quel pezzetto, diventerai un bel pesce spada, se questo che vuoi. Sempione, che bello, potrò fare il duello. Come poeta fa schifo. Cos'è questo rumore? Chi è stato il ladro? Chi si è permesso di rubare il cino alla strega del mare? Ti ho visto, sai, pagherai per questo. Ehi tu, vieni qui! È caduta nella trappola. Cercate ovunque. Questa pozione che Anselmo ha dato a me. Ma non può essere la stessa cosa. Nella bottiglia che hai tu c'è una pozione che ti permette di respirare sott'acqua, vero? E forse questa fa un effetto contrario. Sarebbe magnifico. Vuoi dire che questa pozione potrebbe trasformarti in un essere umano? Portiamola ad Anselmo. Lui ce lo dirà di sicuro. Ehi, guardate l'altro pezzo. Oh. Vediamo un po'. Ma sì, è proprio lui. E ora andiamocene di qui. Oh. Lo sapevo bene. Voi non aspettavate altro che venire qui a rubare i miei tesori, non è vero? Ma ora vi ho presi! Gambe, ragazzi! Adesso vai lì! Non ce la farete! Non sappiamo davvero come ringraziarti. Sei stato magnifico. Oh, è stato un piacere, mi sono divertito. Muoviamoci adesso. Scappate, ma non vi servirà. C'è qualcuno vicino, ne sento l'odore.
Presto, toppatevi gli orecchi. Ma a chi li siamo? Dove trova la forza per urlare così quel moscerino? Presto, inseguiamolo! Prendi! A te, presto! Prendi! Quella tavoletta mi appartiene, riprendetela! Sì, padrona, eseguiamo prontamente! A te, Bob! Ti prenda, sai! Eccoti qua, palletta! Meglio, padrona, visto? Credevano di poter scherzare con il vecchio martello. Passare! A te! Passare! A te! Passare! Ehi, martello, passa a me! Oh, certo! Grazie! Ma che cosa ho fatto? Le lascio, mia brutta strega! Volete che questo pesce palla diventi un pesce frittella? No! Lo pensavo, e invece è proprio quello che succederà se non mi ridate subito quella tavoletta d'oro! Oh. Oh, purtroppo non c'è altro da fare. Eccola qua, ma ora lasciala andare come hai promesso. Voglio l'altro pezzo. Tieni. Grazie, principuccio terrestre innamorato. Il mare e la terra sono miei ora. Potrò trasformarmi e tornare sulla terra. L'antico potere sarà di nuovo mio. Povero Bobo, stai bene? Le hai dato tutti e due i pezzi? Sì, la vita di Bobo era più importante. Comunque faremo vedere questa ad Anselmo. Proprio come pensavi, mia cara, con questa puoi trasformarti in un essere umano. Tuttavia... Cosa? Funziona una sola volta al giorno e il suo effetto dura solamente un'ora. Proprio come la mia pozione, è esattamente la stessa cosa. Ma c'è dell'altro, amici miei. È molto importante. Se lei si dovesse bagnare mentre è un essere umano, ridiventerebbe immediatamente una sirena e questo potrebbe essere molto pericoloso. Ecco, prendila. Un po' di paura, tesoro. Niente affatto. E poi se potrò nuovamente stare con te sulla terra ne vale la pena. Eccomi qua. Ora va avanti. Amore, ma sei bellissima. Non dimenticarlo, sirenetta. Non stare mai troppo lontana dal mare. Sono proprio una bella coppia, non ti sembra? Sì, anche se stanno all'asciugamano. E ci devono rimanere, specialmente lei. Se si bagna, torna ad essere una sirenetta. Non è carino! Tutta questa fatica per niente. Oh, che cosa c'è che non va, padrona? La vedi questa tavoletta? Sì, l'ho trovata io e tu mi hai promesso in cambio di trasformarmi in pesce e spada. Oh, davvero? Te l'ho promesso? Sì, proprio così. Sai cosa c'è scritto su questa tavoletta? Che l'elisir della mutazione funziona solamente sugli esseri umani! Allora mi puoi trasformare in pesce spada? No! Perché? Perché l'elisir non funziona su nessuno di noi due! Stupido di un acciugone! Scempione!